Dopo che Bruno Gröning mi aveva detto di rivolgermi a lui quando sono di fronte a un paziente e ho bisogno di aiuto, ho cominciato ad applicare questo anche sul mio luogo di lavoro e lì ho già vissuto molte cose incredibili. Tra gli amici della comunità di Vienna c'è anche Annemarie Winter. Essendo infermiera, è molto interessata all'operare di Bruno Gröning. La signora Annemarie Winter ha saputo ora da Bruno Gröning che si può anche fare Einstellen per altre persone. Il che significa inviare la preghiera a Dio affinché anche questa persona, attraverso Bruno Gröning, riceva lo Heilstrom e ottenga la guarigione. Questa cosa ora la mette in pratica al lavoro. Lavorava in un reparto, e cioè in un ospedale dove venivano ricoverati i casi più gravi di tumore e venivano trattati lì. E così lei ha fatto l'Einstellen e ha visto che dei pazienti hanno ottenuto la completa guarigione. Dopo che Bruno Gröning mi aveva detto di rivolgermi a lui quando sono di fronte a un paziente e ho bisogno di aiuto, ho cominciato ad applicare questo anche sul mio luogo di lavoro. E lì ho già vissuto molte cose incredibili. E cioè che dei referti improvvisamente non quadravano più. Il medico si aspettava che un paziente con un quadro ematico, che era sempre stato cattivo, presentasse anche questa volta gli stessi risultati, leggermente migliori, leggermente peggiori, ma che all'improvviso diventassero ottimi. Questo fatto era strano e sorprendente. Una paziente è stata subito ricoverata in ospedale perché aveva un tumore allo stomaco o all'intestino, non ricordo più di cosa si trattasse, e doveva essere operata. È stata accolta in ospedale e dopo alcuni giorni ritorna con le lastre e dice: qui non trovano nulla, niente da fare. Ho con me la lettera di accompagnamento e le lastre, qui non vedono nulla, ci deve essere stato uno scambio. Così comincia a girare la voce che nell'ospedale le persone guariscono all'improvviso. Un giorno la porta era un po' aperta verso la stanza del suo capo, il consulente sanitario, professor Popsch. Da noi in ospedale ci sono i fantasmi. Un giorno i risultati delle analisi sono indubbiamente cattivi. Tumore allo stadio avanzato. Il giorno dopo il paziente è sano. Qualcuno me lo può spiegare? E allora hanno raccontato che lo stesso succedeva anche nei loro reparti. Il giorno successivo l'infermiera ha chiesto al professore di poter avere un colloquio. E allora, per la prima volta, sono riuscita a parlare con lui di Bruno Gröning, che io ero lì e che l'ho conosciuto. In verità, all'inizio lui non ha preso la cosa molto sul serio. Poi, dopo aver conversato a lungo, ha detto di voler conoscere Bruno Gröning.
E così, durante l'ora di comunità successiva, quando mi trovavo con Bruno Gröning, ho chiesto di poter far venire anche il mio capo nella cerchia ristretta. E così il capo si è trovato per la prima volta con Bruno e ha avuto con lui un lungo colloquio. Era aperto alla cosa, mi ha anche permesso di fare l'Einstellen per il paziente. E così abbiamo osservato insieme i referti, se era migliorato lì o qui, o se non fosse guarito completamente. Si è poi interessato molto a questo ed è anche venuto regolarmente alle serate. Quando il professor Popsch ha partecipato per la prima volta a una conferenza di Bruno Gröning, era presente anche la figlia di Annemarie Winter. Era una bambina tra gli 8 e i 9 anni ed era strabica dalla nascita e nessun medico poteva aiutarla. Era strabica e anche questa bambina ha vissuto qui la completa guarigione. E Bruno Gröning poi, durante la conferenza, è andato a prenderla. L'ha fatta salire su una sedia e ha fatto conoscere la bambina ai presenti, raccontando che lei aveva ricevuto la guarigione. Un'altra sera il professor Popsch ha fatto venire un giovane collega alla conferenza di Bruno Gröning. E allora il giovane medico dice: «Signor Gröning, finora ho sempre pensato che uno dei miei più importanti doveri fosse quello di dire ai pazienti tutta la verità, quello che manca loro, che tipo di male hanno, la diagnosi esatta. E ora apprendo dal suo discorso che tutto ciò non è giusto. E ora capisco quello che lei intende quando dice che uno non deve dire a una persona, per esempio, lei ha il cancro all'ultimo stadio. Dal momento che comprendo questo, ora non lo farò più». E Bruno ha sorriso così e ha detto: «Ecco, quello che lei ha provocato a causa della sua esattezza non può vederlo dall'esterno, non può vedere quello che avviene in un uomo quando lei gli comunica la diagnosi in modo tanto brutale, anche se si tratta della verità. Ma quello che poi avviene qui». «Sì», dice, «capisco. In questo modo la persona assume in sé la paura, è disperata, ma se non lo sa, riesce più facilmente ad avere fiducia che sarà aiutata».